I lavoratori di Banca Montepaschi scioperano e chiedono chiarezza e garanzie per il futuro. Oggi hanno manifestato a Roma, Bari e Milano, davanti alla sede di Piazza Fontana. Oggi siamo qua tutti insieme a protestare perché è inaccettabile che il governo non dia riscontro alle richieste di confronto. C'è un progetto sul Monte dei Paschi in cui non, i lavoratori e le lavoratrici di questa banca non hanno nessuna cognizione di causa. È impensabile che non ci sia un progetto di credito per il paese che salvaguardi quelle che sono le caratteristiche che la banca più antica del mondo rappresenta in questo momento nel settore e nel panorama del paese italiano. È una banca retail che è al servizio di comunità e di territori. Noi riteniamo che questo debba avere una garanzia, così come una garanzia deve avere la professionalità di questi lavoratori e di queste lavoratrici che per anni hanno pagato con dei sacrifici il rilancio possibile di questa azienda. Oggi siamo qui perché nei progetti non vengono coinvolti le lavoratrici e i lavoratori, non viene coinvolto il sindacato e chiediamo a gran voce che venga aperto un tavolo di confronto che ci dia le caratteristiche dell'operazione, che ci coinvolga nel poter portare una salvaguardia per quella che è la professionalità di questi colleghi, sul loro futuro, sulla mobilità territoriale, sulla mobilità professionale, di tutto il perimetro, di ogni azienda di questo gruppo dentro il perimetro italiano e fuori, perché abbiamo anche lavoratori al di fuori del perimetro, abbiamo lavoratori anche assicurativi in AXA e MPS che meritano di avere delle risposte riguardo al loro futuro. In Italia la banca conta circa 21.000 dipendenti, quasi 3.000 nella sola Lombardia.